Il 20 agosto 1975 fu un giorno speciale per molti scienziati. Era il giorno della missione Viking 1 alla volta del pianeta rosso di Marte. Quando la squadra dei tecnici si installò di fronte ai computer, agli strumenti e agli schermi, si stava eseguendo l'ultimo controllo del veicolo spaziale. Tutto era pronto, il conto alla rovescia era cominciato. Una costosa avventura spaziale era sul punto di scattare per dimostrare una volta per tutte che, date le condizioni necessarie, la vita poteva svilupparsi dalla materia inanimata. La legge fondamentale della biologia stabilisce che solo da vita nasce la vita, e tuttavia alcuni scienziati suggeriscono che forse la vita può nascere dalla non vita. In epoca medievale, ad esempio, il mondo della scienza era convinto che vermi e mosche fossero generati direttamente da mucchi di rifiuti e di immondizia. In effetti, la credenza era così radicata che nel 1688 il celebre scienziato italiano Francesco Redi dovette dimostrare, per mezzo di un semplice esperimento, che vermi e mosche nascevano dalla spazzatura ma non provenivano da questa. Redi mise un pezzo di carne in tre contenitori separati. Il primo contenitore era ricoperto da un pezzo di tela sottile, il secondo da un pezzo di carta e il terzo rimase aperto all'aria. Molto presto delle mosche cominciarono a entrare nel recipiente aperto e si posarono sulla carne putrefatta. Nonostante le mosche non potessero entrare nel recipiente coperto dalla tela, potevano sentire l'odore della carne e si posarono sulla copertura. Il recipiente coperto dalla carta bloccò l'odore e le mosche lo ignorarono. Dopo un po' di tempo, delle larve apparvero sulla carne che si trovava nel recipiente aperto e delle larve apparvero anche sulla tela fine che copriva il secondo recipiente. Invece nel terzo recipiente coperto dalla carta, la carne non aveva larve. Fu allora chiaro per tutti gli scienziati che le mosche avevano deposto le uova sulla carne del recipiente aperto e che si erano schiuse facendo nascere delle larve. Poiché le mosche non potevano arrivare alla carne del recipiente coperto dalla tela, ma potevano solo sentirne l'odore, deposero le uova sulla tela. Il recipiente coperto dalla carta non aveva odore di carne, così che le mosche non ne furono attratte. Questo recipiente era privo di larve. Due secoli dopo, tuttavia, la credenza degli scienziati nella generazione spontanea della vita era ancora molto forte. Questa volta si trattava del mondo microscopico dei batteri e delle alghe. Questi microrganismi sembravano proprio venire dal nulla e molti credettero che fossero generati dalla materia in cui erano stati trovati. Uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, Louis Pasteur, non condivideva questa opinione. Era convinto che la legge fondamentale della biologia, secondo la quale solo la vita genera la vita, fosse valida per i batteri così come lo era per i vermi e le mosche e ogni altro essere vivente. Così, davanti a un pubblico scettico, eseguì anch'egli un esperimento. Preso un recipiente, vi mise del brodo che aveva sterilizzato e lo chiuse ermeticamente. Nessun batterio si formò sul brodo. Allora Pasteur utilizzò un recipiente con un becco stretto a forma di S. Poiché le particelle che veicolavano i batteri rimasero bloccate nel collo del recipiente, nessun batterio si formò sul brodo. Il mondo scientifico fu costretto ad accettare i fatti. Un secolo più tardi si è di nuovo imposta la convinzione che la vita possa nascere da una materia inanimata. Questa volta si crede che molto, molto tempo fa si sia prodotta una vita primitiva da gas e sostanze chimiche semplici. Così tutti gli occhi si sono volti a Marte. Il motivo era che la sua atmosfera e il suo clima, benché estremamente freddi e secchi, sono molto più simili a quelli terrestri di quelli di ogni altro pianeta. Marte sembrava proprio essere ciò che si cercava, una sorta di laboratorio naturale sospeso nello spazio che poteva risolvere la questione se la vita potesse svilupparsi dalla non vita. Non si sarebbe più potuto dubitare che la vita si fosse evoluta sulla Terra se si potevano trovare tracce di vita altrove.
Il razzo speciale Viking era provvisto di uno dei miracoli tecnici di oggi. Un laboratorio scientifico in miniatura in grado di eseguire tutti gli esperimenti di un moderno laboratorio universitario, ma della grandezza di circa mezzo metro cubo. Questo fantastico apparecchio atterrò sulla superficie di Marte e gli esperimenti cominciarono. Esso doveva prelevare del terreno, analizzarlo con i suoi strumenti ultramoderni ed inviare i risultati sulla Terra. Di una cosa gli scienziati si sentivano sicuri: se non c'era della vita in quel momento, sarebbe potuta esistere nel passato. C'erano infatti degli indizi che un tempo su Marte esisteva una superficie acquea e questo avrebbe potuto creare delle condizioni simili a quelle che sono dovute esistere originariamente sulla Terra. Gli scienziati, eccitati, erano impazienti di analizzare i dati che pervenivano in massa alla missione di controllo. Ci fu allora uno shock. Era veramente una grossa delusione, simile probabilmente a quella provata dai loro predecessori all'epoca dell'esperimento di Pasteur. Erano stati così sicuri che la vita potesse generarsi dalla materia inanimata che era quasi inconcepibile scoprire che il suolo di Marte era sterile. Non solo non c'era segno di vita, ma non c'era nemmeno la prova che fosse mai esistita una vita in passato. Controllarono e ricontrollarono i dati, ma era sempre lo stesso. Nell'ipotesi di aver tralasciato qualcosa, fu organizzata una seconda missione. Il lancio del Viking 2 il 9 settembre del 1975 ravvivò le speranze di alcuni scienziati. I nuovi dati erano poco confortanti, confermavano solo la verità che nessuna forma di vita era mai esistita su Marte. Naturalmente furono sollevati dei dubbi. Dopotutto era stata spesa una grossa somma di denaro e i seguaci della teoria evoluzionista erano più lontani che mai dal fornire qualsiasi prova concreta della loro convinzione. L'investimento non aveva portato praticamente nessun profitto e il denaro dei contribuenti sembrava essere stato usato per giustificare la fede di un certo numero di scienziati in una teoria non sostenuta da dati scientifici. Alcuni sostenevano perfino che i risultati mostravano che l'intera nozione di generazione spontanea e di evoluzione doveva essere abbandonata. Questo programma, perciò, inizia dal punto in cui Viking 1 e 2 hanno abbandonato l'impresa. Sono stati intervistati scienziati che hanno studiato i vari aspetti della teoria evoluzionistica per scoprire qual è realmente la situazione attuale. Molte persone credono che i resti fossili degli animali provino che nel passato sia avvenuta un'evoluzione. Per capire se ciò è veramente successo, esaminiamo la scienza che studia i fossili, la paleontologia. Il professor Roberto Fondi è uno specialista in paleontologia. Insegna nel Dipartimento di Scienze Naturali dell'Università di Siena. Fra le sue molte attività opera come consulente scientifico nella ricostruzione di animali preistorici. Forse lei si sorprenderà di sapere che le assunzioni fondamentali sulle quali si basa il pensiero evoluzionistico non vengono affatto confermate dai risultati della paleontologia. Quali sono queste assunzioni? In primo luogo che le cellule originarie ebbero forma in un ipotetico brodo prebiotico attraverso una lunga serie di reazioni chimiche per pura e semplice generazione spontanea. In secondo luogo che queste cellule si sono riunite in colonie e che poi col passare del tempo hanno dato origine a strutture multicellulari sempre più complesse fino a culminare nei vertebrati e nell'uomo stesso. È chiaro che secondo queste due assunzioni tutta la storia della vita può essere resa simile o paragonata ad un gigantesco albero genealogico dai numerosissimi rami che però convergono in un progenitore comune, in un tronco unico, il quale affonda direttamente le proprie radici nella materia inorganica. E la paleontologia non conferma queste assunzioni?
non conferma affatto queste assunzioni. I vari gruppi biologici, dalle alghe unicellulari fino ai batteri, fino all'uomo, compaiono improvvisamente nella documentazione stratigrafica, senza nessun legame deterministico che li connetta. Allora per quale motivo tante persone credono che i fossili siano la prova dell'evoluzione? Bene, la teoria dell'evoluzione viene insegnata agli adulti e presentata ai più piccoli, ai più giovani, come se fosse un fatto scontato, completamente dimostrato. Per cui sarebbe non solo una perdita di tempo, ma addirittura ridicolo proprio discutere sulla sua validità. Bene, io nei miei due libri, Oltre Darwin e la rivoluzione organicista, ho citato le opinioni di vari autori molto conosciuti, secondo i quali l'evoluzione è un fatto provato e indiscutibile. Esempio, George Gaylord Simpson e Stephen Jay Gould dell'Università di Harvard. Però ho citato anche opinioni di altri biologi non meno noti, come Émile Guillemot dell'Università di Ginevra, come Jean Rostand, come Kerkut dell'Università di Southampton, secondo i quali credono fermamente nell'evoluzione, però ammettono pianamente che di essa non c'è nessuna prova. Bene, esiste un libro sicuro di storia sopra questi eventi, che è quello dato dalle rocce e dai resti fossilizzati che sono contenuti in queste rocce. Spetta a noi paleontologi essenzialmente leggere questo libro per cercare di dare una risposta a questi grandi problemi. E lei cosa ci legge in quel libro, professore? In questo libro io leggo semplicemente che le prove paleontologiche a sostegno dell'evoluzione sono veramente rare e quelle rare discutibili. In effetti, se la teoria dell'evoluzione fosse un fatto, se l'evoluzione si fosse veramente verificata, tutti i musei dovrebbero essere stracolmi di documentazione fossile, la quale specifichi, dimostri il passaggio graduale da un gruppo biologico ad un altro. E in realtà non ce n'è nessuno di questi gruppi di trasformazione. Gli unici resti che vengono posti come prove convincenti di questi passaggi evolutivi, per esempio gli anfibi Ichthyostega e Seimuria, o il rettile Probainognathus, oppure anche l'uccello Archaeopteryx, o addirittura l'australopitecina, la scimmia australopitecina che viene chiamata Homo habilis, sono ben lungi dall'essere convincenti. Ci dica qualcosa della supposta evoluzione dell'uomo. L'idea dell'uomo come anello terminale di una evoluzione graduale che parta dalle scimmie australopitecine va respinta come priva di fondamento. In realtà l'uomo corrisponde ad un taxon che ha sempre conservato i suoi attributi fin dalla sua prima comparsa. Un taxon che ha esistito senza nessun sostanziale cambiamento dalla sua prima apparizione. E credo questo di averlo mostrato a sufficienza nei miei libri. Allora, qual è la conclusione, professore? La mia conclusione è che la biologia e anche altre discipline scientifiche progredirebbero senz'altro più in fretta se si lasciassero dietro alle spalle la mitologia, il vicolo cieco della mitologia evoluzionistica, per riprendere il solco sicuro e fruttuoso della morfologia di tipo aristotelico, linneano, cuvieriano e ghettiano. Biochemistry is the study of the very essence. La biochimica studia l'essenza stessa della vita e la sua struttura. Essa penetra all'interno stesso della materia, nel nucleo della cellula viva. Oggigiorno nessuno è qualificato quanto il biochimico per rivelarci se una forma di organismo vivo potrebbe trasformarsi in un'altra forma. Ecco dunque il professor Sermonti, genetico, biologo molecolare e biochimico di fama internazionale. Chiediamogli il suo parere sull'evoluzione. Professor, professore, alla luce della biologia molecolare moderna, come vede la teoria dell'evoluzione? Le nuove scoperte in biologia molecolare hanno modificato notevolmente le nostre idee su tanti problemi e più particolarmente su quello dell'evoluzione. E più precisamente in che modo?
I risultati ottenuti in biologia molecolare, in genetica, hanno dimostrato che ciò che pretende l'evoluzionismo, cioè che le mutazioni siano rafforzate dalla selezione naturale, è semplicemente falso. La selezione naturale elimina solo le novità nate dalle mutazioni. La selezione naturale ha un effetto stabilizzatore sulla vita. Però i fossili provano che gli animali e le piante erano diversi una volta. Sono dunque cambiati. Ma non è assolutamente vero. È un errore credere che se gli esseri vivi erano diversi una volta rispetto a quelli di oggi e questi ultimi derivino da quelli che sono spariti. I vecchi organismi, sparendo, non hanno dato nascita a nuovi esseri. Direi che su questo punto tutti i biologi sono d'accordo. Nessuno sostiene che i mammiferi derivano dai dinosauri. Evidentemente non è possibile, è una concezione del tutto falsa. Il fatto di osservare nel passato l'esistenza di esseri vivi diversi non significa per niente che ne deriviamo. La teoria dell'evoluzione pretende che alcuni organismi ancora più primitivi dei batteri abbiano avuto un'evoluzione fino all'uomo durante un periodo di tempo considerevole. Cosa pensa di questa credenza, professore? Ma è ridicolo, è impossibile. Non c'è niente che permette a un piccolo organismo di trasformarsi in uomo. Ma ciò che è ancora più importante è che ciò che ci appare come un organismo semplice è al contrario una realtà biologica molto complessa. E anche i batteri comportano una struttura genetica e biochimica così complessa che non possono derivare da forme semplici. Vale a dire che tutto ciò che è vivo è sempre stato complesso dall'origine. Esattamente. È ciò che dimostrano precisamente la biologia molecolare e la genetica. La complessità esiste dalle origini. Ad esempio, lo studio che abbiamo fatto sul nucleo della cellula dimostra che il sistema responsabile della produzione degli enzimi, senza i quali la sintesi delle proteine non può farsi, è identica dal batterio fino all'uomo. E siccome le stesse specie principali di creature e di piante esistono oggi come esistevano nel passato, è chiaro che lo stesso meccanismo complesso della vita è esistito fin dall'origine. E questo costituisce per il genetico la migliore prova che l'evoluzione biochimica non c'è mai stata. Un'ultima domanda, professore. Quando è che l'uomo è apparso? L'uomo? Non esiste nessuna prova che l'uomo provenga da qualsiasi animale anteriore. Ciò che possiamo dire osservando i cromosomi oppure il DNA dell'uomo e paragonandolo a quello delle altre specie è che l'uomo è un essere originale, non proviene da nessuna altra specie. L'idea di un uomo creatura recente, originaria da una forma primitiva diversa, oggi non può assolutamente essere accettata dalla genetica. Uno dei problemi che si presentano ai geologi è l'albero fossile. Ce ne sono parecchi esempi in Australia, America e in altri luoghi, dove è possibile vedere degli alberi fossili salire verticalmente attraverso vari strati di carbone.
Qui abbiamo un esempio proveniente dai bacini carboniferi di Birmingham, in Alabama. Alcuni di questi, alti 12 metri e più, si trovano attraversando diversi banchi di roccia. Questo esemplare dà un'idea della situazione. Il fatto curioso è che sappiamo che ognuno di questi banchi può aver impiegato milioni di anni per formarsi. Se questo è il caso, ci sarebbero voluti milioni di anni per seppellire l'albero. Ma ciò è impossibile, poiché l'albero sarebbe marcito o sarebbe andato in decomposizione molto prima che tutto fosse sottoterra. Come si possono spiegare allora tali fossili? Uno scienziato ha studiato il problema e l'episodio a cui assisterete vi darà un'idea delle implicazioni di questa iniziale ed eccitante scoperta. Per poter seguire la spiegazione, è importante capire la differenza tra banco e strato. Questi sono banchi, queste aree colorate in giallo, arancio e bluastro. In ogni banco potete vedere numerose sovrapposizioni. Non potete invece vedere gli strati dei depositi. Non li potete vedere dal momento che quando uno strato di sedimento si forma, si confonde nel banco che potete vedere. Se poteste vedere i livelli, somiglierebbero più o meno a questo. Alla fine del film capirete perché conoscere la differenza tra banchi e strati è così importante. Non solo ciò fornisce la chiave del problema dell'albero fossile, ma spiega anche come mai la teoria evoluzionistica sta vacillando. Cosa c'è di così importante in queste rocce? Ebbene, non si tratta di rocce antiche, ma di rocce costituite per la maggior parte da granelli di sedimento. Vengono chiamate rocce sedimentarie e ricoprono i tre quarti della superficie terrestre. Ma quel che più conta è che si sono formate sotto il mare. Quando il livello dell'acqua si abbassò, i sedimenti rimasero esposti all'aria e si asciugarono diventando rocce. Osservate questa falesia. Come potete vedere, essa è divisa in banchi. Il banco di arenaria è stato colorato in giallo, il banco di argilla in blu e il calcare in arancio. Ogni banco è suddiviso in strati. Queste linee orizzontali sono gli strati. Per comprendere la storia incredibile che questo film si propone di raccontare, è necessario osservare più attentamente gli strati nei banchi. Essi seguono uno schema. Le particelle più grandi si uniscono in una linea in basso, poi quelle più piccole si riuniscono in alto. Questo stesso schema si ripete attraverso tutto il banco. Talvolta si può notare una frattura o un giunto fra gli strati superiori. Queste fratture sono chiamate giunti di stratificazione. Per un certo tempo si è avuto il sospetto che queste rocce sedimentarie contenessero un segreto che, una volta svelato, avrebbe cambiato le nostre idee sull'argomento più importante di tutti: l'origine del genere umano. Uno dei primi esperti di rocce sedimentarie fu un tedesco, Johannes Walter. Mentre si trovava in Italia alla fine del secolo scorso, esaminò i sedimenti della baia di Napoli e scoprì, perforando verticalmente verso il basso i sedimenti della baia, che i banchi che si erano posati l'uno sull'altro erano nella stessa sequenza di quelli che si erano posati l'uno accanto all'altro in senso orizzontale. La sequenza dei banchi collocati fianco a fianco, come si poteva osservare dirigendosi dalla costa verso il mare, era la stessa dei banchi collocati uno sopra l'altro in senso verticale verso il basso. Egli capì che la convinzione che i banchi inferiori fossero più antichi di quelli superiori era falsa. Naturalmente tutti i banchi, quello superiore, quello intermedio e quello inferiore, erano ancora in formazione e si stavano formando lateralmente.
cosicché questa parte del banco superiore aveva la stessa età di questa del banco inferiore. Non passò molto tempo prima che Walter iniziasse a studiare i motivi per i quali i banchi si formavano lateralmente. Le particelle di sedimento che giungono in mare, portate dai fiumi, dalle inondazioni o dal vento, si distribuiscono a seconda della loro dimensione. Queste più grandi, colorate in giallo, rimangono vicino alla costa, mentre quelle meno pesanti, colorate in blu, scorrono più lontano. I minuscoli sedimenti, colorati in arancio, vengono trasportati ancora più lontano dalle onde e dalla corrente. Si può notare come i letti di nuovo sedimento si depositano lateralmente. Le particelle di sedimento nei letti si distribuiscono, a seconda della dimensione, in banchi formati da vari tipi di sedimenti. Questo potrebbe essere un banco di ciottoli, questo di arenaria, questo di argilla. Così i banchi si formano lateralmente. Questa parte del banco più vicina alla costa è più antica della parte dello stesso banco più lontana dalla costa. Così questa parte del banco inferiore ha la stessa età di questa parte del banco superiore. La reazione degli altri geologi fu che la scoperta di Johannes Walter spiegava solo la formazione delle rocce costiere e che i sedimenti dei fondali marini erano formati da letti di sedimenti depositatisi sopra altri letti e che il letto superiore era sempre più recente del letto inferiore. In questa falesia, formata probabilmente da sedimenti di fondale marino, si ritiene che gli strati del banco inferiore siano più antichi di quelli del banco superiore. Questo perché i geologi ritengono che gli strati e i letti siano esattamente la stessa cosa. Negli anni 70 e 80, diverse perforazioni eseguite sui fondali dell'Oceano Pacifico dal Glomar Challenger hanno fornito campioni di sedimento che mostravano come la scoperta di Walter si applicasse ai sedimenti dei fondali marini esattamente come si applicava ai sedimenti costieri. Questo significava che teoricamente tutte le formazioni di rocce sedimentarie nel mondo dovevano essersi formate allo stesso modo. In poche parole, cosa significa tutto questo? Prendiamo quello che è considerato il canyon più grande, più largo, più profondo e più lungo del mondo, il Grand Canyon negli Stati Uniti. I fianchi del canyon presentano banchi di sedimento uno sopra l'altro, dalla base fino alla cima per un miglio di profondità. Ogni banco dovrebbe indicare un'età del tempo geologico. Ma quello che sappiamo dalla scoperta di Johannes Walter e dalle perforazioni in mare aperto del Glomar Challenger indica che parti diverse di ciascun banco potrebbero avere la stessa età. Ciò nonostante, c'era qualcuno che trovava difficile accettare questa scoperta. Ma a rimuovere ogni dubbio, dovrebbero bastare questi due avvenimenti recenti. Nel 1980 negli Stati Uniti esplose un vulcano, il St. Helena. Rase al suolo una vasta area di foresta e provocò una grande ondata di marea in un lago vicino. Nel giro di alcune ore si erano formati 600 piedi di sedimento, che si essiccarono formando delle vere e proprie rocce complete di strati. In seguito all'esplosione, enormi quantità di fango colarono attraverso le rocce adiacenti, scavando un canyon profondo centinaia di piedi e altrettanto ampio. Ora, si è sempre creduto che gli strati delle rocce e dei canyons avessero impiegato milioni di anni per formarsi. Ma entrambe queste formazioni geologiche si erano formate nel giro di alcune ore. Il secondo avvenimento ebbe luogo in laboratorio. Il sedimentologo francese Guy Berthaud scoprì due fatti di enorme importanza. Il primo era che la sabbia, scorrendo continuamente nel vuoto, nell'aria o nell'acqua, si distribuisce naturalmente in depositi di particelle alternativamente grandi e piccole, che sembrano letti, ma non lo sono.
Il secondo fatto importante emerse durante il programma di esperimenti che egli dirigeva in collaborazione con l'Università dello Stato del Colorado. Osservando il deposito dei sedimenti trasportati da una corrente d'acqua che circola in un canale con le pareti trasparenti, si è visto che al variare della velocità della corrente, quando quest'ultima diminuiva, si depositavano solo le particelle sedimentarie più grosse, mentre quando aumentava si formavano dei microstrati. Così la gradazione ripetitiva che caratterizza gli strati non è obbligatoriamente l'effetto della formazione dei letti successivi, così come hanno creduto i geologi, ma può anche essere l'effetto di variazioni di velocità della corrente che trasporta i sedimenti. Una scoperta che portava ancora più lontano era che i giunti, le fratture tra gli strati, sono il risultato della essiccazione o prosciugamento del sedimento. Normalmente si pensava che la superficie dell'ultimo strato depositato si fosse indurita e che molti anni dopo avessero iniziato a cadere nuovi sedimenti, formando un nuovo strato sopra quello vecchio. Questa teoria doveva ora essere abbandonata a causa di due nuove scoperte. On top of the old one. This theory now has to be abandoned because of two new discoveries. La prima era che le perforazioni sottomarine del Glomar Challenger mostravano che sotto il mare i sedimenti superficiali non induriscono mai. L'indurimento dei sedimenti comincia in realtà solo 300 metri sotto il fondale marino. L'unica eccezione nota è quella costituita dai sedimenti di calcedonio, che tuttavia iniziano ad indurirsi solo 100 metri sotto il fondale marino. La seconda scoperta fu fatta in laboratorio. Fu osservato che quando il livello del mare si abbassa e i sedimenti umidi rimangono esposti all'aria, il processo di asciugamento causa delle fratture fra alcuni degli strati. Dunque, questi giunti, queste fratture, non hanno nulla a che fare con il passare del tempo. Questi esperimenti, condotti per molti mesi da una squadra di esperti nelle condizioni di laboratorio più rigorose, sono stati filmati e tutti possono vederli. È una documentazione che conferma la più importante scoperta mai fatta nella storia della sedimentologia. Gli strati non forniscono alcuna indicazione sull'età. Guibertau ha mostrato che gli strati che vedete in questi banchi sono causati da cambiamenti delle correnti d'acqua. Non si sono depositati l'uno sull'altro durante periodi lunghissimi, si formano invece lateralmente, con un andamento che può ricordare quello del granchio, esattamente come fanno anche i banchi. Per quale motivo tutto ciò è così importante? Semplicemente perché per oltre 100 anni gli strati sono stati utilizzati per datare le rocce sedimentarie e i fossili in esse contenuti. Ora, per la prima volta, esiste una prova sperimentale di come si formano gli strati e risulta chiaro che gli strati non possono essere utilizzati per datare né i fossili né le rocce. In realtà, i fossili degli strati inferiori possono essere più recenti di quelli degli strati superiori. Qui potete osservare alcune creature marine che vivono a differenti livelli ecologici. Affluisce una grande quantità di sedimento e vengono tutte sepolte. Alla fine, senza aria, possono trasformarsi in fossili. Ovviamente, quelli seppelliti negli strati superiori hanno la stessa età di quelli che troviamo negli strati inferiori, visto che sono stati sepolti nello stesso letto di sedimento. In seguito al deposito di un nuovo letto di sedimento, un numero molto maggiore di creature marine resta intrappolato. Ma ciò che è più importante è che quelle che si trovano nella parte superiore del letto precedente sono state sepolte prima di quelle che si trovano nella parte inferiore dell'ultimo letto. Così questa qui in cima è più antica di questa qui in basso. Sentiamo la spiegazione del direttore del programma di ricerca. La teoria dell'evoluzione è basata sulla convinzione che una successione di specie fossili in un lasso di tempo geologico dimostra che c'è stato un progresso evolutivo.
Ma come abbiamo appena visto e come abbiamo dimostrato in laboratorio, letti di sedimento montante sono stati erroneamente identificati come strati. La scala del tempo geologico e la successione cronologica dei fossili sono state calcolate sulla base della convinzione errata che gli strati fossero costituiti da depositi successivi di sedimento. Un singolo deposito di sedimento può distribuirsi in differenti parti di molti strati. Di conseguenza, la posizione dei fossili non dimostra affatto che ci sia stata una evoluzione, indica semplicemente la distribuzione di specie marine che vivevano a profondità differenti. La teoria dell'evoluzione, dunque, non ha alcun sostegno dalla geologia. La domanda successiva è: se le creature fossilizzate nelle rocce non mostrano alcuna sequenza evolutiva, è possibile che siano vissute assieme, tutte nello stesso periodo? Dal momento che ora sappiamo che le rocce non hanno bisogno di tempo per formarsi, ma solo di sedimento a sufficienza, abbiamo buone ragioni per credere che effettivamente è possibile che siano vissute tutte nello stesso periodo. Ciò che vediamo è un immenso cimitero tutto attorno alla Terra di centinaia di milioni di creature diventate fossili, che potrebbero essere state vittime tutte della medesima catastrofe. Il fatto stesso che i loro resti furono seppelliti sotto grandi quantità di sedimento che è diventato roccia e che questo tipo di roccia può solo essere creato dall'acqua indica in modo inequivocabile che la catastrofe fu un immane diluvio che coprì la Terra intera. Quanti anni ha la Terra? Milioni di anni o solo qualche migliaio? Cosa ci dice la datazione radiometrica sull'età delle rocce? La scienza della chimica fisica può dare alcune risposte a queste domande. Il professor Boudreau, che insegna chimica inorganica e fisica all'Università di New Orleans in Louisiana, ha approfondito questi problemi e dovrebbe essere in grado di chiarirceli. Professor Boudreau, poco fa nel film abbiamo visto che gli strati ed i fossili delle rocce sedimentarie non ci danno nessuna indicazione sull'età di queste rocce. Esistono altri metodi, come ad esempio la datazione col carbonio 14, con i quali è possibile determinare l'età dei fossili e delle rocce? Per prima cosa bisogna fare chiarezza a proposito del carbonio 14. Si tratta di una forma radioattiva instabile del carbonio, di un elemento cioè presente in ogni organismo vivente. Ogni organismo, durante la propria vita, assorbe ed espelle carbonio, e di quel carbonio una piccola parte è carbonio 14. Ciò che è possibile individuare radioattivamente è il carbonio 14 presente al momento della morte dell'organismo. Un pezzo di legno, ad esempio, oppure un osso, contengono una piccola quantità di carbonio 14. Dal momento della morte dell'albero o dell'animale che contenevano il legno o l'osso, la quantità di carbonio 14 residua è andata diminuendo. Ma il processo di decadimento dura migliaia di anni, circa 5760, perché la metà del carbonio 14 originale decada in suo isotopo stabile. Dunque, misurando a che punto è il processo di decadimento, si può ottenere una indicazione sull'età nella quale un determinato organismo era vivente. Ora, siccome le rocce non sono mai state vive, esse non contengono carbonio 14 e neanche i fossili che si trovano nelle rocce possono essere datati con questo metodo, visto che la loro materia viva originale è divenuta pietra. Questo significa che non è possibile datare i fossili con i radioisotopi? Beh, di certo con il carbonio 14 non abbiamo alcun grado di affidabilità. Come lei sa, praticamente tutti i fossili vengono ritrovati nelle rocce sedimentarie e siccome questo tipo di rocce raramente contiene elementi radioattivi, i fossili si sono dovuti datare secondo gli strati di roccia nei quali venivano scoperti. Ma come oggi sappiamo, gli ultimi esperimenti mostrano che gli strati rocciosi non danno alcuna indicazione sulla loro età. Altri tipi di roccia, come le rocce cristalline che non contengono fossili, o la lava, qualche volta contengono elementi radioattivi e questi isotopi vengono usati per datarle. Può spiegare in termini semplici come si può datare una roccia con un isotopo radioattivo?
Certo, prendiamo un elemento radioattivo come l'uranio. Questo elemento decade molto lentamente, trasformandosi in un elemento non radioattivo, che è il piombo. Ora, il tasso di decadimento è misurabile in laboratorio. Così, comparando la quantità di uranio residua nella roccia con la quantità di piombo formatosi col decadimento e conoscendo il tasso del decadimento, ci si può fare un'idea di quanto tempo abbia impiegato il piombo a formarsi. Allora, se la metà dell'uranio è decaduto in piombo, conoscendo il tempo necessario all'uranio per trasformarsi in piombo, si può determinare l'età di una roccia. Questa è la teoria. Perché dice teoria? Se siamo davanti ad un processo che si può osservare e misurare, si tratta di un fatto scientifico. Niente affatto. Guardiamo il diagramma. Si possono vedere un certo numero di particelle di uranio, quelle arancioni, e un certo numero di particelle di piombo, quelle blu. E qui dobbiamo prendere in considerazione tre ipotesi principali. La prima è che tutte le particelle di piombo fossero originariamente particelle di uranio. Ma non c'è ragione di credere che quando la roccia si è formata non ci fosse già allora qualche particella di piombo. Le rocce sono piene di piombo naturale che non proviene affatto dall'uranio. Davvero? Certo. Prendiamo il caso estremo. Se in origine questa roccia avesse contenuto uranio radioattivo e niente piombo, allora il piombo apparso come conseguenza del decadimento dell'uranio consentirebbe una misura piuttosto accurata dell'età della roccia. Ma se ipotizziamo una situazione più probabile, cioè che almeno una parte del piombo fosse già presente alla formazione della roccia, allora l'età della roccia è già molto più bassa di quanto saremmo portati a credere. E poi c'è la faccenda della fuoriuscita dovuta alla solubilità. Può accadere? Certo che può accadere. I sali di uranio ed altri elementi radioattivi hanno un'ottima capacità di dissolversi nell'acqua. Così, se la roccia fosse stata esposta all'acqua per un certo periodo di tempo, per esempio durante una inondazione, una parte dell'uranio potrebbe essere stata lavata via. Questo significa che l'età attribuita alla roccia potrebbe essere molto più alta di quella reale. Ma sicuramente esistono altri elementi radioattivi più affidabili dell'uranio. Beh, ci sono il torio, lo stronzio, il rubidio ed anche il potassio, ma non sono più affidabili dell'uranio. I sali di questi elementi sono ancora più solubili in acqua di quelli di uranio. Allora una grande inondazione su scala mondiale avrebbe potuto rendere inutili tutti questi metodi. Senza dubbio. Lasci che le dia un esempio dell'effetto dell'acqua sulla datazione radioattiva. Meno di 200 anni fa ci fu una eruzione del vulcano Kilauea nelle Hawaii. Un campione di lava di quella eruzione, che era stato sommerso dall'acqua, di recente è stato datato con il metodo del potassio argon. Sarebbe dovuta venir fuori una datazione di circa 200 anni, invece il responso è stato 22 milioni di anni. Naturalmente i sali di potassio, altamente solubili, erano fuoriusciti dal campione, dandogli così l'aspetto di un reperto antichissimo. Altri campioni, presi dalla lava del vulcano Walalei, formatosi nel 1801, furono datati tra 160 milioni e 3.000 milioni di anni fa. Allora la situazione va peggiorando sempre più. Ma c'è anche un altro presupposto nella datazione radiometrica, che cioè il tasso di decadimento sia rimasto costante e non si sia per nessun motivo modificato nel passato. Ma ci sono una quantità di elementi che potrebbero aver influenzato i tassi di decadimento. Per esempio? Beh, la produzione di neutrini da irraggiamento cosmico che potrebbe essere aumentata a causa di un rovesciamento del campo magnetico terrestre o per l'esplosione di una supernova in una stella vicina. La scienza riconosce che in passato questi eventi hanno avuto luogo ed essi potrebbero aver avuto un effetto sostanziale sul tasso di decadimento radioattivo. Allora, se non possiamo fidarci della datazione radiometrica, quali altri mezzi abbiamo? Ci sono numerosi processi naturali che indicano per la Terra un'età relativamente giovane. Per esempio, se accettiamo come un fatto che il campo magnetico della Terra si indebolisce col tempo, troviamo che la Terra è molto più giovane di quanto si creda.
Un'ultima domanda, professor Boudreau. Quanto tempo fa, secondo lei, è avvenuto il Big Bang? Tutta l'ipotesi del Big Bang è stata costruita per sostenere la teoria dell'evoluzione. Senza teoria dell'evoluzione non c'è più Big Bang. Però è difficile credere che tutti questi biologi, zoologi e altri uomini di scienza si possano sbagliare. In fondo sono stati formati nelle migliori università del mondo. Il professor Maciej Girtych, dell'Istituto di Dendrologia dell'Accademia delle Scienze Polacca, insegna genetica della popolazione all'Università di Torun. Forse può aiutarci a capire meglio. Un buono scienziato è colui che trae le proprie conclusioni dai dati sperimentali e dall'osservazione. Gli scienziati che studiano la genetica, la citologia, l'anatomia o altri campi delle scienze sperimentali sono sinceri e degni di fede nonostante tutto ciò che pensano riguardo all'evoluzione. È così che funziona la scienza, ma i problemi cominciano quando qualcuno inizia a proclamarsi esperto in evoluzione. Perché dice questo? Perché l'evoluzione non è una scienza, è una filosofia. Da quando gli scienziati hanno iniziato a fidarsi gli uni degli altri, spesso accade che essi accettino le dichiarazioni degli evoluzionisti secondo le quali l'evoluzione sarebbe una scienza. Ma non è vero. Che la teoria dell'evoluzione sia una scienza lo pensano solo i teorici della biologia e i filosofi. Ma non esiste alcuna prova scientifica a sostegno dell'evoluzione? Ma ciò che viene utilizzato come prova dell'evoluzione è il fatto universalmente accettato che ogni organismo ha dei genitori, o almeno un genitore. Ma questo, quando consideriamo il fatto che è esistito un tempo nel quale non c'erano né formiche, né rane, né uomini, ci porta al postulato non scientifico che la prima formica sia nata da una non formica, la prima rana da una non rana, e il primo umano da un non umano, e così via. Perché lei dice che questa idea è non scientifica? Perché i dati disponibili non lo provano. La scienza della genetica mostra chiaramente che questo cambiamento non è possibile. Gli evoluzionisti si spingono ancora più avanti, fino ad affermare che gli esseri viventi provengono da materia non viva. Ma se non ci sono dati ad appoggiare le tesi degli evoluzionisti, come fanno a convincere così tanti uomini di scienza che l'evoluzione è un fatto scientifico? Il loro argomento principale è che le piccole mutazioni, positive o benefiche, avvengono nelle cellule della riproduzione e si conservano con la selezione naturale. Queste mutazioni, secondo loro, si accumulano e fanno sì che una specie si trasformi gradualmente in un'altra specie. Ora io sono un genetista e posso confermare che durante tutte le ricerche svolte in tutti i laboratori del mondo, durante le quali sono state prodotte generazioni di organismi vivi, mai da nessuna parte sono state osservate mutazioni positive. E oltretutto, nella popolazione più studiata, quella umana, tutte le mutazioni conosciute sono neutre o dannose. Non si tratta mai di un miglioramento. La verità è che la natura è programmata per proteggere i geni dalle alterazioni e per correggere gli errori che si sono prodotti. Ma se alla base dei cambiamenti non ci sono le mutazioni, che cos'è che provoca le diverse varietà di animali e i diversi tipi di uomini? La varietà ha origine dalle ricombinazioni, dal miscuglio dei geni durante la riproduzione sessuale. Gli organismi adattati a certe condizioni precise si concentreranno in un ambiente che presenta quelle stesse condizioni. Attraverso gli incroci formeranno una popolazione che diventerà una varietà. Inoltre, se accade che una popolazione si trova isolata, alcune caratteristiche si possono concentrare in questa popolazione dandole un aspetto distinto. È quella che viene chiamata la deriva genetica. Ma queste varietà non rappresentano una qualche forma di evoluzione? Beh, molta gente sostiene che grazie a questo processo in futuro appariranno nuovi tipi biologici, ma non è così. Ciò che è accaduto è semplicemente che alcuni geni sono stati separati dalla popolazione globale
e la popolazione ne è rimasta impoverita, con un minore contenuto genetico. Ora, se non ci sono nuovi geni, non esiste potenziale per nuovi organi né per nuovi organismi. Si ottiene solo una varietà diversa di una stessa specie. Si tratta del processo che viene utilizzato per l'allevamento. Attraverso la selezione e l'isolamento si ottengono nuove varietà di animali e di piante. Noi selezioniamo cavalli, mucche, cani, piante, cereali e così via. Viene selezionato tutto ciò che risulta utile all'uomo, tutto ciò che ha determinate caratteristiche che ci interessano. Ma si tratta di popolazioni che hanno un corredo genetico limitato, molto dipendenti dalle condizioni esterne che l'uomo avrà serbato loro. Se vengono abbandonate, o muoiono, oppure se sopravvivono, ritornano allo stato selvaggio e cessano di costituire una varietà separata. Allora, se le forme di vita sono più resistenti quando si trovano allo stato naturale, un cambiamento che si producesse nella natura avrebbe parecchie possibilità di durare. Il semplice miscuglio di geni, che sia fatto in condizioni naturali o artificiali, non produce nuovi geni. Perché ci sia evoluzione, dovremmo avere nuovi geni carichi di informazioni genetiche. La scienza non conosce nessun processo naturale che produca nuovi geni, né con l'isolamento, né con selezioni, mutazioni o incroci. Non è possibile. Ma allora perché si insegna ai bambini che una specie si può evolvere in un'altra? Credo che questo avvenga perché gli evoluzionisti non vogliono accettare l'idea che i geni contengano così tante informazioni. Informazioni necessarie per tutte le funzioni che gli organi devono svolgere. È solo da quando abbiamo imparato a leggere il codice genetico che ci siamo resi conto della massa di informazioni contenute nei geni. La scienza non sa spiegare come queste informazioni potrebbero apparire spontaneamente. C'è bisogno dell'intervento di una intelligenza e non può succedere per caso. Il solo fatto di mettere insieme delle lettere non produce poesia. La biologia molecolare ci dice chiaramente che mai nel passato è esistito un organismo semplice. Tutti gli organismi, per primitivi che possano apparire, sono in realtà complessi e traboccano di informazioni. E noi sappiamo che queste informazioni dovevano esserci fin dall'inizio. Per esempio, il complesso sistema di sintesi proteica con la replicazione DNA-RNA deve essere stato perfetto sin dall'inizio, altrimenti i sistemi vitali non sarebbero potuti esistere. La sola spiegazione logica è che questa vasta quantità di informazioni sia venuta da una intelligenza. Ogni batterio, ogni cellula microscopica, è programmata con tanta precisione che dobbiamo per forza supporre che l'informazione che contiene provenga da una intelligenza ben superiore alla nostra. Gli evoluzionisti non vogliono accettare questo fatto così ovvio. E il risultato è che essi producono teorie che non hanno valore scientifico, perché non spiegano in alcun modo come si produrrebbe la nuova informazione genetica. La cosa curiosa è che sui libri scolastici e sui manuali di storia naturale continuiamo a leggere che tutti gli scienziati concordano nel considerare l'evoluzione un fatto acquisito. Invece, come questo programma ha dimostrato, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, gli studiosi ritengono che l'evoluzione, lungi dall'essere una realtà, non sembra neanche essere un'ipotesi accettabile. L'idea di una evoluzione graduale dell'uomo da creature come le scimmie australopiteche è senza alcun fondamento, dovrebbe essere rifiutata con decisione. L'idea che l'uomo sia una creatura recente, originata da una forma primitiva diversa, non può assolutamente essere accettata dalla genetica. La teoria dell'evoluzione dunque non ha alcun sostegno dalla geologia.
Ci sono numerosi processi naturali che indicano per la Terra un'età relativamente giovane. L'evoluzione non è una scienza, è una filosofia. Un gran numero di scienziati è d'accordo su un punto. Essi dicono che se la gente continua ancora a credere nella teoria dell'evoluzione, nonostante l'evidenza schiacciante contro di essa, vuol dire che lo fa per motivi filosofici, non scientifici. La nuova scoperta che mostra la formazione laterale degli strati rocciosi riveste enorme importanza. Non sarà più possibile, ad esempio, collocare le specie fossili in alberi evolutivi. E questo dimostra anche perché i legami fossili tra i vari tipi di animali e di piante non sono mai stati trovati. E cosa dire, infine, degli uomini delle caverne? Sicuramente essi indicano che l'uomo primitivo si è evoluto in uomo civilizzato. Anche qui la storia dell'uomo delle caverne si è basata sulla teoria dell'evoluzione, sui reperti fossili nelle rocce. Ora noi sappiamo che le rocce sedimentarie non danno alcuna informazione sulla propria età e che la maggior parte delle rocce potrebbero essersi formate in seguito ad una stessa catastrofica inondazione. Dunque i resti fossili degli uomini delle caverne potrebbero semplicemente essere quelli di gente che era stata tagliata fuori dalla civiltà e che viveva in caverne al tempo della catastrofe. Anche in tempi recenti sono stati scoperti uomini che in remote parti del globo conducevano ancora vita primitiva nelle caverne. Se la maggior parte delle rocce sedimentarie si formarono in seguito allo stesso cataclisma, non c'è motivo perché la vita sulla Terra non possa essere misurata in migliaia anziché in milioni di anni. Gli uomini di scienza presentati in questo programma sono solo alcuni delle parecchie migliaia che hanno raggiunto la conclusione che la teoria dell'evoluzione è davvero una favola per adulti. Questo programma, prodotto in associazione con il SESCI, Circolo Storico Scientifico Senza Fini di Lucro, è stato realizzato per determinare se la teoria dell'evoluzione possa essere considerata una valida teoria scientifica. La conclusione non può che essere che la teoria dell'evoluzione non ha alcun fondamento scientifico. Molti scienziati ed insegnanti hanno accettato questa teoria, credendola un fatto scientificamente accertato. Ma quegli uomini di scienza che l'hanno studiata a fondo hanno trovato che la teoria dell'evoluzione non è una scienza, ma solo la convinzione di alcuni uomini.